Cambio di cooperativa, in un anno ne sono cambiate 5. Cosa vuol dire? Che i diritti degli operai, quelli che noi chiamiamo diritti, ma non stiamo mica parlando di chissà quali diritti, stiamo parlando di un contratto nazionale, che sono gli stessi padroni insieme ai sindacati, che poi quando c'è la lotta ti girano le spalle, difendono i padroni, dicono che chiediamo troppo, che non bisogna fare danno, che bisogna stare tranquilli, che ci pensano loro a sedersi al tavolo dei padroni per farti arrivare qualche briciola. Vogliamo parlare di Pieve Emanuele Carefo? 6 iscritti abbiamo, 6. E grazie alla battaglia di quei 6, gli altri sindacati, per non perdere gli iscritti, vanno sempre al tavolo del padrone a mettere 100 euro e cercare di tirarne via 40. Quei 6 iscritti sono diventati 15, forse 20, perché hanno fatto la battaglia giusta e non l'hanno fatta per gli iscritti. Noi non facciamo il sindacato che lotta per i propri iscritti. La storia di Amos e di Abiel è molto interessante, perché Amos e Abiel, in questo furto che i padroni hanno fatto sfruttando il regime Covid, perché se stai male, c'è l'epidemia, tutti a casa, perché se esci di casa, giri l'angolo, c'è il signor Covid che ti dà un'ammazzata in testa, devi stare in casa. Poi è morto un bel po' di gente, pare. Però i lavoratori dovevano andare a lavorare e fare anche la quarantena. Se andavano a lavorare, se beccavano l'epidemia. Se se ne stavano in malattia, gli venivano fregati i giorni di malattia, ma il signor Amos e il signor Abiel, siccome abbiamo deciso che i magazzini non glieli volevamo mollare, sostanzialmente loro sono andati a lavorare e hanno perso sulla loro busta paga 60, 70, forse 100 euro. Chi è che ha perso i soldi? Stefania Favatà, in ospedale con un ematoma al cervello, 2 figli a carico, 140 euro di stipendio. Amos e Abiel fanno la battaglia. Risultato della battaglia, Amos e Abiel vengono licenziati. Con intervento dei carabinieri nel posto di lavoro per non so quanti giorni, per buttarli fuori dal posto di lavoro, alla fine per il momento li hanno messi fuori dal posto di lavoro. Può anche darsi che vinciamo la causa legale, dico può anche darsi, perché se ci fosse uno Stato democratico a questi signori li arresterebbe tutti, poi vediamo chi deve uscire. Invece no, ti arrestano a te, perché hai osato hai osato dire al signor Waid che è un caporale, perché lui è un caporale. Quello che succede nelle campagne del sud e anche non del sud, dove le persone, i lavoratori, gli operai, qui al nord soprattutto immigrati, vengono trattati come carne da macello, come schiavi. E chi ha fatto la battaglia per difendere altri che magari sono più deboli, ma difendere altri per difendere se stessi, oggi si trovano in quel tipo di situazione. Frutti tal! Io la dico qua, così ci sentono bene. Allora, o pensiamo alla cassa integrazione, speriamo, come dice il mio fratello Murat, con cui non sono d'accordo, non è in bocca al lupo. Non è in bocca al lupo. Che cazzo facciamo qua? No, non lo posso decidere io, perché io vi ho già detto cosa bisogna fare, secondo me, qua adesso, perché siamo a luglio, agosto, questi hanno messo in vendita il magazzino, non si sa cosa ne vogliono fare, potrebbero farne un campo di calcio, potrebbe essere che arriva un'altra azienda che vuole fare lo stesso tipo di lavoro, potrebbe essere che vogliono fare come tentarono di fare all'INSE, trasformare una fabbrica in un enorme parcheggio, in un enorme centro commerciale. Cosa hanno fatto i lavoratori? Sono entrati dentro, hanno occupato la fabbrica, ci hanno dormito dentro per 15 giorni di fila e alla fine, con una fabbrica che ormai produceva forse una cerniera, ci sono arrivati alla pensione. Non gliel'hanno mollata. Ci hanno lavorato dentro 20 anni e hanno detto: quella da cazzo di fabbrica è nostra e tu non te la prendi. La tieni chiusa, noi rimaniamo qui, cerchiamo di organizzarci per resistere, ma resistere vuol dire che se il 27 andiamo a Lonate, lo dico ai miei compagni e fratelli della Fruttital con cui abbiamo dormito insieme e cercato di occupargli la fabbrica e siamo ancora qui a cercare di capire come possiamo resistere, ma intanto stiamo resistendo, siamo ancora qua. Chi se la compra, si compra anche il gazebo e le bandiere e le persone che staranno qua.
pare che faranno fatica a venderla, perché chi vuole comprarla non è che gli fa così piacere comprarsi un posto e avere davanti un presidio che gli rompe i coglioni. Ma nel frattempo, anche se capisco che la situazione può essere dura, non vedi prospettive, non sai bene cosa fare, non sai se riaprirà, nel frattempo non c'hai neanche i soldi per campare, è dura, faccio un appello ai compagni della Fruttital, venite a darci una mano, perché a settembre, quando qualcuno, non deve bisogna essere 40, qualcuno deciderà di saltare dentro, di stare lì dentro e di creare un problema in qualche maniera, che qualcuno se la compri, può essere Spreapico, può essere Battaglio, può essere la Dole, può essere qualcuno che le celle di maturazione che ci sono qui dentro gli potrebbero servire, e potrebbero servire pure al popolo quelle cazzo di celle di maturazione, visto che lì ci entra la frutta. Noi mangiamo frutta, mica mangiamo le banconote, noi mangiamo roba che serve per mangiare. Qua c'è roba che qua veniva distribuita roba da mangiare, e nel momento in cui questa roba da mangiare veniva venduta a manetta nei supermercati, perché la gente per paura comprava 80 kg di arance, poi le buttava via, farina, i supermercati vendevano a tonnellate, qua si facevano 12 ore, hanno chiuso perché i lavoratori prendevano troppo. Dove l'hanno spostata la merce? A Verona e a Firenze, dove i lavoratori guadagnano 1.500 ma fanno 15 ore di lavoro al giorno, 15 per 1.500, non 8, 15. Uno lavora per due e guadagna per uno. Quello che diceva Pedro alla Lubex. Alla Lubex, non so se ci interessa tanto entrare in un'azienda che per avere 1.300 ogni 3 mesi dobbiamo fare il cambio appalto. E ogni cambio appalto per...